Una nuova edizione del TG del Turismo. Nuovissima. Tutti i giorni sono nuove. Non l'avete mai sentita? No, poi si ripetono nel weekend. Un sistema informativo turistico. Esatto, vi diamo un sacco di informazioni su cosa fare nei weekend e anche durante la settimana. In Italia. Parliamo adesso di una mostra inaugurata appunto lo scorso dicembre qui a Bologna, perché sono di Bologna io, sì, è dedicata a una delle figure più note della cultura italiana del Novecento, Pierpaolo Pasolini. La mostra è ospitata negli spazi del Mambo, il Museo d'Arte Moderna di Bologna, che si chiama appunto Officina Pasolini, e ripercorre un po' tutte le sperimentazioni fatte appunto da Pasolini nei diversi ambiti espressivi. Ci sono fotografie, filmati, dipinti, disegni, parti di film, riprese di spettacoli teatrali e documenti audiovisivi, scritti originali e costumi di scena. E tutto sottolinea il ruolo centrale della città di Bologna, dove nacque e dove ha avuto una vita, insomma, una parte della vita veramente importante. Lui ha studiato al Galvani di Bologna, che è uno dei licei importanti di Bologna, e dove appunto c'erano anche questi professori, insomma, un po' antifascisti. Insomma, era una situazione molto interessante, e non solo, ma è nato praticamente in via Borgo Nuovo, una via che noi conosciamo molto bene. Quindi, e c'è la targa. Certo, però la cosa importante è questa. Pasolini disse di Bologna: Bologna è la città più bella del mondo, comunque è una città molto bella, ma i bolognesi non lo sanno. Ecco, diciamoglielo. Diciamogli anche che questa esposizione di cui hai parlato tu è dura fino al 28 marzo, e per tutto questo periodo la Cineteca di Bologna, famosa nel mondo per la sua capacità di restaurare degli antichi film, propone appunto tutta la filmografia di Pasolini. La rassegna si chiama Più moderno di ogni moderno, Pasolini a Bologna. Appunto è un omaggio che la città dedica a Pasolini a 40 anni dalla sua morte, tragica e ancora misteriosa. Siamo a Piedicastello, provincia di Trento, dove ci sono due tunnel stradali in disuso che sono ormai un punto di riferimento per mostre ed eventi. Sono la Galleria Bianca e la Galleria Nera. Ma dai! Lunghe ciascuno 300 metri. Ah. Ospitano diverse iniziative che toccano diversi temi, e molti degli appuntamenti sono dedicati ai conflitti mondiali e all'impatto che ebbero i conflitti mondiali suddetti in queste terre. Ricordiamo, siamo in Trentino. La cosa è davvero molto particolare, e la cosa particolare è appunto questa location realizzata nelle vecchie gallerie. Ecco, ma lì accanto, diciamo a Rovereto, c'è anche il MART, il Museo d'Arte Moderna Contemporanea. Allora, in queste gallerie, io l'ho vista, insomma, è bellissima, già una mostra, le mostre fisse, diciamo, sono veramente interessanti. Ma adesso, in questo momento, c'è una ricorrenza particolare, il centenario del Manifesto Futurista, e quindi ci sono mostre appunto di Giacomo Balla e di Fortunato De Pero, e, insomma, dedicate quindi a quel momento del Novecento italiano, che insomma fu veramente un'espressione artistica molto interessante, molto moderna, molto attuale anche, se vogliamo, no? Tra Trento e Rovereto. Castel Vetrano, siamo in Sicilia, siamo in provincia di Trapani, parco archeologico di Selinunte, che è la prima area archeologica per estensione in Europa. Qui si ricordano i fasti di una città della Magna Grecia che per oltre due secoli, dall'undicesimo al nono secolo avanti Cristo, ha rappresentato uno dei maggiori snodi mercantili del basso Mediterraneo. Le sculture trovate qui negli scavi di Selinunte sono state quasi tutte trasferite al Museo Nazionale Archeologico di Palermo, ma per fortuna fa eccezione l'opera forse più famosa, l'Efebo di Selinunte, che oggi è esposto al Museo Civico di Castelvetrano. Comunque l'Efebo di Selinunte ha una storia incredibile, era chiamata Upupo, Upupu. Ecco, il Upupu è stato
oggetto di una rapina praticamente, è stato rapinato, è stato rapito dall'ufficio del sindaco e addirittura quando la polizia lo trovò i ladri ci fu anche proprio uno scontro a fuoco, cioè una roba per un cupo, no? E perché è una statuetta bellissima, fantastica insomma, e che quindi è stata restituita dalle forze dell'ordine alla nostra possibilità di vederla. Castelvetrano, in Sicilia.